Ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Partiamo subito con la prima notizia. Resta al centro delle polemiche il destino dell'ex cinema Capitol. Nei giorni scorsi una sentenza del TAR ha riacceso i riflettori sulla vicenda. Ma vediamo nel servizio di Valentino Di Domenico cosa realmente ha deciso la giustizia amministrativa. Il destino dell'ex cinema Capitol di via Sorrentino resta al centro del dibattito nella città metelliana. A portare nuovamente in auge la questione nei giorni scorsi è stata una sentenza della seconda sezione del TAR di Salerno, che si è limitata ad annullare una nota interlocutoria di trasmissione da parte degli uffici tecnici alla commissione consiliare del progetto presentato dalla società, restando salve tutte le determinazioni di competenza degli uffici tecnici comunali circa la sussistenza o meno dei presupposti strettamente tecnici di applicabilità della legge regionale della Campania che disciplina il piano casa. La sentenza del TAR, pubblicata lo scorso 22 ottobre, non esamina affatto il progetto presentato dalla società che detiene l'immobile, che prevede l'abbattimento dello stabile fatiscente e la realizzazione di 8 piani destinati a civili abitazioni, di uno spazio coperto di circa 500 metri quadri, di locali commerciali, alcuni dei quali con terrazza, giardino a copertura, piscina e verde, con un incremento volumetrico del 20% rispetto all'esistente. La sentenza, infatti, non reca alcuna pronuncia sull'assentibilità o meno dello stesso. A fare il punto della situazione ai nostri microfoni, anche alla luce del recente pronunciamento della giustizia amministrativa, il sindaco Vincenzo Servalli. Devo smentire il fatto che la sentenza si è pronunciata relativamente al progetto presentato da questo soggetto privato. In realtà la sentenza sul progetto non è proprio intervenuta, quindi abbiamo letto su un giornale la possibilità di case, uffici, eccetera, niente di tutto questo. Rimane l'impianto normativo che disciplina nella nostra città la possibilità di realizzare, di fare un certo tipo di intervento in un pezzo di città. E quindi confermo che i progetti che sono stati presentati dal privato per il passato non sono, dal nostro punto di vista, ma non per opinione, ma dal quadro normativo esistente, le norme urbanistiche, il piano regolatore generale, è un progetto non realizzabile. Detto questo, però, la sentenza del 22 ottobre non ha riguardato minimamente il merito del progetto, ma ha riguardato altri aspetti più tecnici, in particolare ha riguardato una nota di trasmissione fatta dagli uffici tecnici alla competente commissione consiliare, la commissione urbanistica, perché c'era tutta una questione relativa al fatto che la competenza ad esprimere un parere sul progetto dovesse essere o meno del Consiglio oppure degli uffici. Quindi una cosa estremamente tecnica. Va aggiunto invece che il privato è stato condannato per la inottemperanza delle ordinanze che gli abbiamo fatto di messa in sicurezza, eccetera, eccetera, quindi dal giudice penale, e che rimangono in piedi tutte le iniziative e le azioni intraprese dall'amministrazione per la soluzione del problema. Quindi non è affatto vero, diciamo, che c'è chi ha vinto, chi ha perso, eccetera. È stata una fase tecnica del giudizio, rimangono tutte le questioni aperte, in maniera particolare rimane aperta la questione della realizzazione da parte del soggetto privato degli interventi di messa in sicurezza e di decoro anche del Cinema Capitol, che sono frutto, questo sì, di una ordinanza del giudice del TAR che ha rigettato la nostra richiesta di abbattimento dell'immobile, dicendo che non c'era un immediato pericolo di crollo. E va bene, però ha ordinato al privato di fare tutta una serie di interventi, e lo ha fatto in maniera molto puntuale, di messa in sicurezza e per il decoro della struttura. Sulla questione del progetto io ribadisco che noi siamo disponibili a prendere in considerazione un progetto di riqualificazione di quell'area nel rispetto delle norme urbanistiche. Dubai a cava non è possibile farla,
E quindi sostanzialmente se il privato vuole essere più ragionevole e fare un bel intervento di messa in sicurezza, certamente, ma anche di riqualificazione di quell'area, noi siamo sempre disponibili a vedere questo progetto nell'ambito del quadro regolativo e normativo esistente. Altrimenti noi comunque continuiamo ad andare avanti con le nostre azioni fino alla soluzione del problema. Sono partiti questa mattina i lavori di messa in sicurezza della parete esterna della mediateca. Negli ultimi giorni notevoli sono stati i disagi denunciati dai residenti e soprattutto dai commercianti della centralissima via Felice Parisi per il transennamento di gran parte della traversa. Il servizio è di Daniela Raimondi. In azione da questa mattina i mezzi meccanici di una ditta cavese per la messa in sicurezza della facciata esterna della Mediateca Marte. Commercianti e residenti della centralissima via Felice Parisi che lamentavano in questi giorni disagi a causa delle ingombranti transenne che rendevano difficile il transito, possono tirare così un sospiro di sollievo. Dopo gli ultimi cedimenti del rivestimento esterno del lato sud della mediateca, l'amministrazione Servalli è corsa ai ripari e con la determina del 18 ottobre scorso ha impiegato 6.100 euro per gli interventi di manutenzione della facciata ricoperta da lastre di pietra leccese che nel corso del tempo, per motivi legati ad infiltrazioni d'acqua, hanno perso aderenza, provocandone in alcuni casi il distaccamento. L'intervento di messa in sicurezza di queste ore, però, seppur gradito dalla cittadinanza, non risolve definitivamente il problema che attanaglia il trafficato vicolo di Cava dei Tirreni. Blitz delle fiamme gialle di Cava dei Tirreni in diversi esercizi commerciali della città metelliana e della costiera amalfitana. Scoperti 33 lavoratori completamente in nero. Il servizio è di Rosita Cuomo. I finanzieri della compagnia di Cava dei Tirreni hanno effettuato una serie di controlli in diversi esercizi commerciali, soprattutto ristoranti e autorimesse, al termine dei quali sono stati scoperti 33 lavoratori completamente in nero. Al momento dell'accesso, nelle ore di maggior afflusso dei clienti presso le 6 attività commerciali controllate, nelle località turistiche di Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Cetara e Vietri sul Mare, le fiamme gialle hanno identificato oltre 40 tra camerieri e parcheggiatori. I successivi riscontri hanno consentito di rilevare che di questi ben 33 non erano stati assunti regolarmente. Uno in particolare era intento a servire ai tavoli di un noto ristorante cavese pur beneficiando dell'indennità di disoccupazione. I finanzieri hanno segnalato i rappresentanti legali delle società controllate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre 100.000 euro, nonché per il recupero dei contributi non versati. Per 3 di queste società potrebbe ora scattare la sospensione dell'attività commerciale, prevista quando i lavoratori in nero superano il 20% della forza lavoro regolarmente assunta. Dramma della solitudine a Cava dei Tirreni. Ieri pomeriggio un 51enne, SM le sue iniziali, è stato trovato morto nella sua abitazione, al civico 11 di via Giuseppe Vitale alla frazione Santa Lucia. Il cadavere dell'uomo è stato trovato in casa dalla polizia locale, dopo che alcuni vicini, allarmati dall'odore nauseabondo proveniente dall'abitazione del 51enne, si sono rivolti alla centrale operativa della polizia locale. Sul posto, oltre ai caschi bianchi metelliani, diretti dal comandante Saverio Valio, sono giunti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'esame esterno del cadavere, eseguito dal medico legale, ha permesso di accertare la morte naturale dell'uomo. I funerali del 51enne si sono tenuti questa mattina alle 10.30. È di 3 morti e 3 feriti il pesante bilancio di 2 gravi incidenti stradali avvenuti ieri a sud di Salerno. Iniziamo dalla tragedia di Rocca d'Aspide, dove nello scontro frontale tra 2 auto hanno perso la vita 2 amici 18enni del posto, rimasti incastrati tra le lamiere contorte. Tragedia ieri sera a Rocca d'Aspide, dove 2 giovani amici 18enni hanno perso la vita in un pauroso incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 166 degli Alburni in località Difesa.
Si tratta dei giovanissimi Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto, coetanei ed entrambi residenti nel comune rocchese. Fatale, un pauroso scontro frontale tra la Lancia Y sulla quale viaggiavano e una BMW 320, con a bordo una coppia di medici odontoiatri di Castel San Lorenzo, feriti gravemente e trasportati d'urgenza all'ospedale di Battipaglia dalle unità rianimative della Croce Azzurra di Ricinella, intervenute sul posto unitamente alle ambulanze medicalizzate della Croce Rossa. Per i due amici purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nel violentissimo impatto sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte della loro vettura, finita di traverso contro alberi a bordo strada, con il motore sradicato dal telaio e finito a diversi metri di distanza sulla carreggiata. Numerose le persone accorse sul luogo del sinistro, strazianti le urla di dolore dei parenti di Vincenzo, figlio di un noto idraulico della zona, e Pasquale, figlio di un altrettanto conosciuto collaboratore scolastico. Due giovani di famiglie oneste e per bene, due ragazzi dalla faccia pulita e il sorriso sempre stampato sulle labbra, stroncati da un destino crudele sull'asfalto nel fiore degli anni per lo strazio di una comunità che ora è sotto shock. Ai vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, diretti dal caposquadra Alfonso Di Pace, il doloroso compito di tranciare le lamiere con la cesoia pneumatica per consentire i soccorsi, purtroppo vani. Sul posto sono giunti i militari dell'aliquota radiomobile e della locale stazione, coordinati nei rilievi del caso dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Francesco Manna. Avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, sulle salme dei due diciottenni è stato eseguito l'esame esterno a cura del medico legale. Sul luogo del dramma è giunto anche il sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Giuliano, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime nel sussurrare il profondo dispiacere per la perdita dei due giovanissimi concittadini. Impatto frontale ed altro sangue purtroppo anche sull'asfalto d'Altavilla Silentina, dove è deceduta un'anziana 91enne originaria di Roscigno. Ancora sangue sulle strade salernitane, incidente mortale ad Altavilla Silentina. Nello scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda ed una Lancia Musa, avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 317 in località Borgo Cariglia, nei pressi dell'intersezione tra via Nettunia e via Pisacane, ha perso la vita una donna di Roscigno, originaria di Cicerale, la 91enne Anna Rosa Voria, che viaggiava con la figlia a bordo della Lancia, finita in un canale consortile a seguito del violento impatto. Ferito in maniera grave anche il conducente dell'altra vettura, un 30enne di Battipaglia, trasportato d'urgenza in ospedale dall'equipe di un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Vittorio Lorito, che hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro con il coordinamento della compagnia di Eboli agli ordini del capitano Luca Geminale. La salma della 91enne è stata riconsegnata ai familiari dopo l'esame esterno del medico legale presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli, con i funerali che si terranno nella chiesa di San Nicola di Bari a Roscigno, dove la donna viveva. Si svolgerà domani, sabato 27 ottobre, a partire dalle 17.30, presso l'aula consiliare del comune di Vieti sul Mare, un importante convegno sui finanziamenti europei dal titolo SOS Vietri chiama Bruxelles, finanziamenti pubblici ed europei. Oltre al sindaco di Vietri Francesco Benincasa, all'incontro interverranno anche l'onorevole Francesco Picarone, l'onorevole Tino Iannuzzi e Piero De Luca. Apriamo adesso la pagina dello sport. Mentre la FIGC è alle prese con la grana relativa al format della Serie B, domani pomeriggio la Cavese torna in campo nella nona giornata della Serie C. I bianco-blu giocheranno al Simonetta Lamberti contro il Trapani, inizio alle 14.30. Il servizio è di Orlando Savarese. Domani pomeriggio il Simonetta Lamberti sarà teatro della sfida tra Cavese e Trapani. Le due squadre si confronteranno regolarmente con inizio alle ore 14.30, dato che lo stesso segretario generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha escluso a mezzo comunicato stampa che il campionato di Serie C possa essere bloccato per la nota vicenda legata alla sentenza del TAR.
il quale ha deciso che il format della Serie B non poteva essere modificato dal commissario straordinario rispetto alle 22 squadre originariamente previste. L'ipotesi più gettonata al momento è che la Federcalcio istituisca 7 promozioni dalla Serie C alla Serie B. Comunque la Cavese di mister Giacomo Modica non perde di vista l'impegno di domani, che sarà ostico. Si batterà contro il Trapani allenato da Vincenzo Italiano, che ha raccolto 19 punti in 8 partite che ha giocato, quindi 6 vittorie e un pareggio, e che presenta in prima linea il centravanti Felice Evacuo e l'esterno Francesco Golfo, il quale nel 4-3-3 di Italiano funge da punta esterna. Occhio anche a Giacomo Tulli, un trequartista validissimo che ha militato a lungo in C, segnando una media di 5-6 gol a campionato. Il Trapani, tra l'altro, è primo in classifica e quindi non è assolutamente facile da affrontare. Vediamo invece come dovrebbero rispondere i metelliani. Vono, Lia e Licata, Migliorini, Manetta e Bruno, Rosafio, Tumbarello, Sciamanna, Fella e Agate. Partita tra l'altro particolare per l'allenatore della Cavese, Giacomo Modica, nato e cresciuto a Mazara del Vallo, a 50 km da Trapani. Affrontare la squadra del capoluogo è una cosa che in carriera non gli è quasi mai accaduta. L'arbitro sarà il signor Luca Zufferli della sezione di Udine, il quale sarà assistito dai guardaline Alessio Berti di Prato e Marco Della Croce di Rimini. Un fascino confrontarmi col Trapani. Sono parole dell'allenatore siciliano della Cavese, Giacomo Modica, rese nella conferenza stampa del prepartita al Simonetta Lamberti. Per noi c'era Orlando Savarese. Abbiamo di fronte una squadra forte, non è a caso in testa alla classifica, sta giocando bene, è guidata bene, ha fatto un buon lavoro considerando tutte le problematiche che hanno avuto in estate, quindi suppongo che abbia anche lavorato bene sotto l'aspetto della compattezza di questo gruppo, e quando parlo di gruppo parlo nella sua totalità. Quindi per me è importante che la squadra si esprima per quello che ha fatto vedere con il Matera, cioè nel senso uno spirito di squadra importante, con voglia di voler far bene. Poi quello che sarà il responso del campo lo vedremo domani, non c'è dubbio. Ed è chiaro che questa è una partita che presenta già le motivazioni molto alte, in quanto proprio perché è capolista. Ecco, in questo senso già magari alcune cose vengono direttamente dalle corde dell'intimo delle persone in maniera individuale, e poi c'è da parlare della squadra. Senta, qualche curiosità. La prima, se ha mai affrontato il Trapani prima nella sua carriera, anche da calciatore. La seconda, che emozione prova di fronte a questa opportunità? Ma io l'ho affrontata quando ero a Cosenza, quando c'era il Trapani di Golesano, e quindi è un fascino. Io sono partito da ragazzino dal Trapani, dal settore giovanile del Trapani, quindi per me è un'infanzia bella da ricordare, positiva. Ho avuto un grande maestro che è tuttora in vita e mi fa piacere ricordarlo con un abbraccio idealmente proprio forte, perché è una persona a cui sono molto legato e si chiama Olivastri, che è di Trapani. E poi ognuno per la propria strada, chiaramente. Io ho fatto poi un percorso diverso dove loro mi hanno dato al Palermo da ragazzo, ma io esco fuori dal Trapani, quindi conservo un bel ricordo di tutti loro, anche se c'è rivalità molto alta tra i miei concittadini di Mazara e il Trapani, ma questo è solo da un discorso sportivo, insomma. E dei giocatori siciliani che fanno parte della Cavese, cosa ci dice? Come stanno vivendo questa vigilia della partita? Ma la devono vivere normale. Noi non è qua Sicilia contro Trapani o noi concittadini contro il Trapani, è Trapani-Cavese, sapendo ed essendo anche molto consapevoli che è una signora squadra che è capolista, dobbiamo affrontarla bene, e che potrebbe essere un motivo di grande orgoglio fare qualcosa di importante ai fini di una classifica migliore per la Cavese, quindi giocare bene per la Cavese, e poi individualmente ti puoi togliere quella soddisfazione di dire, insomma, ho giocato contro il Trapani, ho battuto il Trapani, o se dovesse essere così. Quindi per noi
voglio dire, è fondamentale pensare che in tutto questo c'è un team che si chiama Cavese. Dopo la vittoria sul campo della Mondonuovo, la Voden maggiore Salvatore Cafaro è pronto all'esordio casalingo in Serie A2 di bocce. Domani alle 14, al bocciodromo del Corpo di Cava, arrivano i pugliesi della bocciofila San Michele. Vediamo il servizio. È giunto il tempo del debutto casalingo in Serie A2 per la Voden maggiore Salvatore Cafaro. Domani sabato 27 ottobre, alle ore 14, al bocciodromo del Corpo di Cava, è infatti in programma l'incontro con i pugliesi della bocciofila San Michele del Comitato Provinciale di Brindisi, valevole per la seconda giornata del Girone 3. La compagine metelliana, dopo l'esordio vincente in campionato del 13 ottobre, sul campo della Mondonuovo, società del Comitato Provinciale di Lecce, per farsi trovare pronto a questo appuntamento, ha lavorato sodo, sotto la guida del direttore tecnico Francesco Melone. Come hanno raccontato ai nostri microfoni i componenti della squadra Luigi Ragone e Luca Merola. Il nostro allenatore ci sta facendo allenare duro proprio per trovarci preparati a questo incontro. L'emozione è già stata tanta in trasferta, figurati in casa, e ci tengo a fare bella figura se sarò titolare. Comunque siamo tutti quanti pronti per sabato. Speriamo di riuscire a fare un'altra vittoria e a confermare di nuovo la strada che stiamo facendo noi. Tuo avviso, qual è la forza di questo gruppo? La forza di questo gruppo è di rimanere uniti come siamo adesso, sempre, perché se non riusciamo ad essere uniti non possiamo andare mai avanti. Ci stiamo allenando al meglio, poi il gruppo è fantastico e ci stiamo allenando molto bene proprio per affrontare l'incontro con Brindisi e cercare di vincerlo, perché è importante la vittoria soprattutto per la classifica e per il morale. Sei uno dei componenti del gruppo che l'anno scorso da neopromosso è riuscito a conquistare una storica promozione. Quali sono le aspettative per quest'anno? Cercare di vincere anche quest'altro campionato, perché l'importante sì è partecipare, però è meglio vincere. A partire da domani e per l'intera stagione, RTC Quarta Rete trasmetterà in diretta gli incontri casalinghi della Voden maggiore Salvatore Cafaro. La diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'emittente partirà alle 13.45, mentre quella televisiva prenderà il via subito dopo l'edizione del TG delle 14. Era questo il nostro ultimo servizio. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rete.